L'ultimo rapporto SOS Imprese rilancia Pisa come terza città della Toscana maggiormente colpita dall'usura. Qual è la gravità e l'indice che dà questo dato? Ma allora, la gravità in un momento quale sta vivendo l'economia del territorio è ancora più allarmante rispetto forse al passato. Un fenomeno di questa intensità difficilmente si può sconfiggere con azioni tampone. Dobbiamo tutti creare sistema, non solo le associazioni di categoria, ma gli enti e anche gli istituti di credito, affinché questo fenomeno si riesca, facendo un'azione congiunta e concentrica, a provare a debellare. Diciamo che laddove si matura la decisione, sicuramente sofferta e difficile, di denunciare il reato, c'è una rete di protezione che garantisce effettivamente la persona usurata attraverso dei supporti esterni, ed è poi anche la legge penale che consente di tutelare nell'immediatezza e anche in seguito la persona che subisce il reato. Quindi gli strumenti sono tanti e lo Stato non lascia solo chi denuncia, che ha il coraggio di denunciare questo fenomeno. Quanto la crisi sta incidendo sul dilagare del fenomeno dell'usura? Beh, noi crediamo che sia un elemento centrale, cioè la crisi in questo momento, che purtroppo perdura da troppi anni, una crisi economica che è partita negli anni 2000, che si è aggravata col 2008 con una crisi finanziaria piuttosto pesante e che tuttora insiste, addirittura con un periodo di economia in recessione. Pensiamo che sia uno dei motivi per cui molti piccoli imprenditori non ce la facciano e in qualche maniera si trovino in condizioni veramente disperate. Qual è le vostre richieste agli enti, alla magistratura e alle istituzioni per affrontare questa piaga? Ma dunque, innanzitutto guardare questo tema in maniera più approfondita, cercare di non guardare soltanto gli elementi che stimolano l'economia, quindi soltanto la crescita, ma guardare le sintomatologie o le patologie che si stanno verificando all'interno delle nostre imprese. Noi vediamo che le banche sono in credit crunch, quindi non erogano denaro, non erogano più liquidità, e quindi crediamo che dobbiamo in qualche maniera tirare fuori qualche strumento, non solo incentivante, ma anche qualche strumento che faccia da paracadute a queste imprese. Qual è oggi l'attività di un centro di ascolto contro la piaga dell'usura nel nostro territorio? È un'attività, direi, giornaliera, svolta da volontari professionalizzati che sempre di più fanno la funzione dell'ascolto, ascoltare i problemi che si sommano, che aumentano giorno per giorno, e quindi l'aspetto di consulenza sta prendendo piede ancora di più di quello che è la nostra funzione precipua, cioè quella di concedere garanzie alle banche perché facciano finanziamenti alle aziende e alle famiglie che si rivolgono a noi. È un'attività in grossa espansione e che sta registrando incrementi anno su anno intorno al 30%.